Hello. Hello. Ciao. So, when did you start spinning and why? Io ho cominciato abbastanza di recente lo spinning, soltanto 2 anni fa, al seguito di una prima esperienza con una danzatrice fatta in gennaio, mi ricordo. Era il mio osteopata, l'osteopata che mi aveva trattata, che mi aveva detto: ti farebbe bene girare. Girare un po'. E poi ho ripensato appunto ai dervisci, ai tourneur che avevo visto in Egitto, in Turchia. E ok, proviamo a girare. E mi ha effettivamente subito fatto un effetto importante, energizzante. Poi però, prima esperienza, pensavo fosse finita lì, conclusa lì. Invece in casa mi è capitata una cosa stranissima. Ho trovato un foglietto, un volantino, spolverando in casa. Apro questo vecchio volantino di 10 anni prima, era il 2009, e leggo una pubblicità, una locandina di uno spettacolo, un tale Zia Zazi, danza dervish, che avrebbe fatto in un bellissimo giardino della Reggia di Venaria, che è a 10 minuti da casa mia. Quindi ho detto: ma interessante, peccato 10 anni fa, ok. E ho conservato questo volantino. Poi sono andata a cercare naturalmente su Facebook, sulla pagina. E là ho visto il video che Zia ha girato per TED. Ed è stato potente, è stato molto, molto bello, è stata una specie di colpo di fulmine per il giro. Ho detto: voglio fare quella cosa lì. Anch'io. E quindi zia, dopo 10 giorni, sarebbe venuto a Padova nell'aprile del 2019. Quindi ho fatto in frettissima, ho riservato lo spettacolo, il workshop, e così ho iniziato, come davvero un colpo di fulmine, una cosa che era giusta per me in quel momento. What does the IP mean to you? È un complemento, direi, a quello che avevo già fatto come formazione personale, intesa come crescita personale. Quindi devo dire che all'inizio l'ho un po' presa come una terapia fisica e psicologica, mentale, per cercare di, anzi, non di calmare. È vero, la forza centrifuga ti frulla via le tossine fisiche, ma anche le tossine del cervello e quelle eventualmente delle emozioni, perché in qualche modo ti obbliga in questo movimento centrifugo a lavorare su di te, anche se non te ne accorgi. È un modo sottile di lavorare sulle energie, una meditazione in movimento, senz'altro, ma devo dire che per me questo è arrivato dopo, cioè per fortuna. Mi permette di staccare il mentale, che è una cosa di questi giorni veramente che ci intossica, credo. Stacchi il mentale e vedi che cosa succede, semplicemente stare in attesa, senza aspettative, che è qualcosa che per me era molto difficile, continua ad essere difficile, no? Il giudizio, le aspettative. E mano a mano, 2 anni sembrano, sono pochi in realtà per comprendere quello che davvero c'è dentro, la possibilità del whirling. E forse nel whirling, come Zia Asasi lo propone, perché è un modo che può a volte scioccare, che può a volte disturbare, anche essere molto diverso rispetto alle proposte più tradizionali che ci sono anche in Italia, no? È vero che ciascuno segue la propria energia, quello di cui ha bisogno, per cui credo che ciascuno segua giustamente un whirling differente, forse, no? Tutto è possibile, tutto è. E quindi il perché è decisamente questo, una sorta di continuo prosieguo del lavoro personale. And why Dip Tap? Why do you want to become an instructor? Ma è capitato, è una.
Il fatto di essere entrata in un programma di formazione per diventare istruttore, così mi è arrivata abbastanza come un proseguimento naturale dell'inizio, no? Dell'inizio, i vari workshop, poi ti dici, ok, c'è una parte teorica che forse può aiutarmi, se sei una un po' mentale, un po' cerebrale, ha voglia di andare a capire che cosa c'è dietro, anche perché c'è una costruzione, un metodo che sia propone con una terminologia in cui bisogna un pochino entrare, non è semplicissimo all'inizio. Bisogna avere pazienza, essere aperti, uscire dalle zone di comfort, accettare nuove visioni. E quindi mi è sembrata abbastanza naturale procedere così. È vero che arrivo da 40 anni di insegnamento, la mia professione è stata l'insegnante, continuo ad insegnare, quindi mi è sembrato un altro corso, un'altra opportunità di formazione. Mi ha riservato delle belle novità, voglio dire, delle novità. Bene, sono contenta, sì. And what do you want to do after the program? Dopo questo programma, il desiderio che c'è, e immagino anche in altre persone, ma per me lo è stato, in altri partecipanti al programma, è quello di condividere, perché hai voglia di far condividere ad altri quella che è stata la tua esperienza positiva. La prima, ecco, ho un ricordo di quello che mi è successo fisicamente durante la prima ora di giro, il first kiss di Padova. È stato un vedere addirittura delle, io le chiamo scintille di gioia. E c'era una stranissima esperienza fisica, spirituale, interiore ma anche esteriore, di gioia. E per una che tendenzialmente sempre stata sul melanconico, un po' così, un po'. Questa è un'esperienza per me nuova e liberatoria. E quindi hai voglia di condividere. Io farei girare tutti, cioè veramente una fanatica. L'ho proposto delle amiche che sono venute con me a Padova e poi abbiamo ripetuto l'esperienza tra noi. E quindi man mano che io svolgevo il programma per insegnanti, comunicavo, no, le mie nuove conoscenze, formazioni. Ho provato con alcune persone, anche persone non più giovanissime, persone oltre i 60 anni, che normalmente stanno molto attente a come si muovono, cioè il problema osteoporosi, l'osso, mi rompo, ho paura. E invece ho visto che se stimolate, entrano in questa cosa, un po' come i bambini, no? Bambini e persone non più giovanissime. E infatti sicuramente un'altra proposta, una cosa che ho in mente è proporla ai bambini a scuola. Ci sono un sacco di problemi di sindrome, di iperattività, di mancanza di concentrazione, di bambini che esplodono. Per forza, stando sempre più chiusi e fermi, magari mascherati al banco, E immagino che questo potrebbe fare un gran bene nella scuola, lavorandoci su, canalizzare l'energia in modo wow, da farla andare su a spirale, non comprimerla. Quindi c'è del lavoro da fare, sì, appena sarà possibile condividere, sì. Grazie Grazie. a te. Grazie.